E oggi siamo i pesetti, Vespa Workout 10 di 26, benvenuti. Qui a Trani, 7 di mattina, c'era luce. Fatemi sapere da voi come ho visto i commenti di martedì, che a Nord Italia ancora deve albeggiare. Qui invece c'è un po' più di luce, non so per quanto durerà, anche a me toccherà poi farlo all'interno, che peccato. Detto questo, oggi utilizziamo pesetti, io sto usando da 1 chilo, quindi iniziamo facili, leggeri, non esageriamo, e lavoreremo sulla parte alta, quindi un iniziale riscaldamento, dopodiché iniziamo il nostro circuito con un workout che è pensato come un circuito funzionale. Che ci porta ad esaurimento alcuni gruppi muscolari, quindi lavoreremo su grandi gruppi muscolari. Normalmente lavoriamo il martedì sulla parte bassa del corpo e il giovedì sulla parte alta. Nel circuito di oggi lavoreremo soprattutto sulle braccia con i pesetti, faremo anche dei piegamenti a terra, lavoreremo un pochino sulla schiena, un pochino sulle spalle, insomma, c'è da fare, c'è da fare. Le gambe fanno male perché martedì abbiamo inserito il kettlebell. Fatemi sapere come le sentite, a me effettivamente fanno ancora un pochino male, ma questo è proprio il senso del workout e di creare un buon lavoro, un buon percorso proprio metabolico partendo dai muscoli. Alterniamo il Vespa Workout, quindi questi esercizi di tonificazione, a esercizi aerobici, ad esempio una passeggiata metabolica, un po' di bicicletta, un po' di nuoto, insomma, cerchiamo sempre di muovere il corpo. E se a questo associamo un buono stile di vita inteso anche come alimentazione sana, dove scegliamo cibi antinfiammatori e cerchiamo di evitare tutti quei cibi troppo lavorati, troppo processati, troppo industriali, otterremo dei benefici enormi. Cerchiamo di lavorare anche sull'aspetto emotivo, su allontanare pensieri brutti, pensieri ricorrenti, pensieri ossessivi. E se abbiamo dei problemi, cosa dobbiamo fare? Cerchiamo le soluzioni, andiamo verso le soluzioni e non restiamo fermi lì nel problema, perché quando siamo fermi tutto ristagna, e quando tutto ristagna aumenta l'infiammazione. Esiste un'infiammazione psicosomatica che poi nel tempo si manifesta all'interno del nostro organismo. Che dirti ancora? Metti un bel mi piace, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, procurati un tappetino e dei pesetti da 1 chilo. Detto questo, iniziamo con il nostro riscaldamento. Piedi alla larghezza delle spalle, la pancia attiva, il petto in fuori, sollevo le spalle, le porto indietro, lascio andare giù, morbidi con la testa, morbidi col collo, vado a destra e poi a sinistra, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, mezzo giro, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, completa il giro a destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sulle spalle indietro, facciamo una circonduzione delle spalle, vado su e le porto indietro e scendo, 1, 2, 3, sentite un bel massaggio al collo, 4, 5, sciolti, 6, 7, 8, 9, 10, cambio in avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muoviamo anche le braccia, 1, 2, 3, dai, 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 qua, 5, 6, senza salti, 7, 8, 9, cambio ancora indietro, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un braccio rimane qui, l'altro lo manda via, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, cambio indietro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù le braccia, andiamo tutto verso sinistra, questa posizione, 1, 2, sciolti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ora a destra, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giù le braccia, destra, sinistra, scivola giù col busto, e 1, 2, attiva l'addome, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e solleva il ginocchio e poi l'altro, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio lateralmente e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio calci dietro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e cambio su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop, respiriamo dentro l'aria e fuori. Dentro e fuori, dentro e fuori. La sentite la sensazione di gioia che avete all'interno di tutte le cellule quando la mattina ci svegliamo e muoviamo il corpo in questa maniera leggera? È stupendo, stupendo. Fammi sapere se anche tu stai facendo il workout e non lo stai solo guardando, metti un bel mi piace, mi raccomando. Detto questo, iniziamo adesso il nostro circuito, prendiamo i pesi da un chilo e se non li hai anche delle bottigliette in plastica, che ti devo dire, da mezzo litro di acqua, insomma prendiamo un pochino di peso, perché lavorare con la controresistenza è importante per aumentare il tono muscolare. Ora iniziamo con un esercizio molto semplice, considerate che si parla di un chilo, quindi piedi alla larghezza delle spalle, l'addome attivo, il petto è in fuori da questa posizione, la schiena attiva, e quando dritta la schiena semplicemente lavoriamo sul bicipite, ruoto la mano, il palmo della mano verso l'alto quando salgo, poi quando scendo col braccio destro salgo col braccio sinistro, ruoto il palmo verso il basso, quindi il palmo va sempre in direzione del movimento del braccio, su, vedete, e giù, e 1, 2, andiamo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop, adesso le mani vanno alla larghezza delle gambe, quindi lateralmente alle gambe, sollevo il braccio e lo riporto giù, e 1, sciolto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ora completo il movimento, vado verso l'alto, mi raccomando sempre l'addome attivo, il petto è in alto, anche se il peso è leggero,
concentratevi sul movimento, vado su e torno giù, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, stop, poggio i pesetti a terra, andiamo a terra, pancia in giù e lavoriamo inizialmente sulla schiena, quindi sollevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e facciamo dei piegamenti sulle braccia, piedi alla larghezza delle spalle, punta del piede a terra, gamba stesa, se non ce la fate piegate semplicemente le ginocchia, quindi poggiate con le ginocchia a terra, in caso contrario ricordatevi punta dei piedi a terra, gambe stese, mani all'altezza del petto, guardo verso il basso e mi sollevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop, ci siamo, che meraviglia, dai, pesetti da un chilo, dovrebbe essere abbastanza semplice, abbiamo già lavorato un pochino sulle braccia, ci sentiamo bene, recuperiamo qualche istante e poi ripartiamo, io intanto ho una scarpa slacciata, me la allaccio, ok, recupera, ricordate di mangiare sempre una verdura cruda prima di un pasto, questo aiuta perché contiene tante fibre, le fibre aiutano a popolare nella giusta maniera il microbiota intestinale, se il microbiota intestinale è in salute tutto il nostro metabolismo, tutto il nostro corpo è in salute, i batteri ci aiutano, questo è fondamentale, e in più le fibre hanno una funzione di regolarizzare il transito intestinale, quindi si risolvono tante pseudostipsi con mangiando semplicemente un po' di verdura cruda prima del pasto. E poi è importante perché si rallenta l'entrata dei micronutrienti all'interno dell'organismo e significa, non è che la inibisco, ma la rallento, quindi se mangio un cibo che ha un alto indice glicemico, un medio indice glicemico, anteponendo delle verdure crude, l'indice glicemico si abbassa un pochino, il che significa alzare meno l'insulina, perché noi dobbiamo contenere i valori dell'insulina, quando l'insulina si alza troppo aumenta il grasso purtroppo e anche i tumori, dobbiamo fare molta attenzione. Detto questo, ripetiamo il nostro giro, quindi secondo giro, seconda corsa, piedi alla larghezza delle spalle, pancia attiva, petto in fuori e su col bicipite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lateralmente vado su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e andiamo su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e andiamo a terra, pancia in giù, forza e coraggio, vai con la schiena, ferma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mi punta i piedi, vai giù e su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e su.
recuperiamo, recuperiamo. Recupera, recupera, recupera. Forza e coraggio, dai che ce la facciamo. Su, 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 su. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Su. Su, 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 su. E se non sei abituato però a mangiare le verdure crude, bisogna inserirle con attenta gradualità. Perché? Perché immaginate la verdura cruda, quindi le fibre, che come una spazzola arrivano sulla mucosa intestinale. Se però la mucosa, e quindi la puliscono, ma se la mucosa intestinale è infiammata e ha delle piccole magari lesioncine asintomatiche che noi non ce ne accorgiamo e andiamo a spazzolarla virtualmente, cosa succede? Si acutizza il dolore. Quindi da lì, che cos'è la verdura cruda che ti irrita? Assolutamente no, semplicemente ti indica il corpo che hai un problema a livello intestinale. Se hai un problema a livello intestinale, significa che è infiammato, significa che sei in disbiosi e significa che hai dei disturbi, magari un po' di aria nella pancia, un po' di stipsi, un po' di scariche, un po' di reflusso, un po' di acidità. Tutto questo poi si può ripercuotere a livello sistemico. In che maniera? Con un po' di stanchezza, di dolore, di crampi, di mal di testa, di dismenorrea, una serie di problemi. Quindi in questo caso le verdure crude vanno mangiate, ma dobbiamo masticarle bene, sempre, come tutti gli alimenti, in piccola quantità. Non esageriamo sempre nelle quantità eccessive, perché la via importante è sempre quella dell'equilibrio. Dobbiamo alimentarci in maniera equilibrata. Ma detto questo, ripartiamo. Terzo giro, terza corsa, piedi alla larghezza delle spalle, pancia attiva sulle spalle e vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambia lateralmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, su, 1, dai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e vai giù, schiena, pancia a terra, vai sui lombari, dai, 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 quindi vado su. Per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Piegamenti sulle braccia per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e stop. Che ci siamo quasi, ho appena concluso il terzo giro, terza corsa, quindi domani passeggiata metabolica. Approfittate se c'è bel tempo per uscire all'aria aperta e camminare, perché tutti gli studi sono coerenti nell'affermare che camminare fa bene alla salute. Quindi ci allontaniamo dalla sedentarietà se aumentiamo il numero dei passi. Ci sono tante app, no, che contano i passi per arrivare all'obiettivo di 10.000-12.000 passi al giorno. Questo è importante. C'è anche da capire come fare questi passi, perché si è visto che farli magari su un tapirulano al chiuso ha un senso, ma fare all'aria aperta in mezzo alla natura ha tutto un altro senso, eh? Il senso di guardare con gli occhi del verde, degli spazi ampi, far arrivare un po' di luce, quella naturale, quella del sole, a contatto con la nostra retina, i nostri occhi, ha tutto un senso differente sul riequilibrio anche emotivo, oltre che metabolico. Ma detto questo, entriamo nel quarto
e ultimo giro, dai dai dai, piedi alla larghezza delle spalle, pancia attiva, vado su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio laterale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e vai giù, pancia a terra, lombari e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, piegamenti sulle braccia e vai giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. E a proposito di luce, svolgere gli esercizi all'aria aperta, in questo periodo dell'anno è importante pensare a due cose. Da una parte prevenire la sindrome depressiva stagionale, quella subclinica che affrontiamo tutti quanti nel cambio di stagione dall'estate all'autunno. Dall'altra parte integrare realmente la vitamina D. Ma perché farlo? Quindi perché è importante? Quali sono le funzioni della vitamina D? Come si integra? Qual è il modo migliore per integrarla? Se si può assumere dall'alimentazione? Se vuoi conoscere tutto, e dico veramente tutto sulla vitamina D, ti lascio il link del videocorso, veramente un videocorso biblico. È stato un corso dove ho investito veramente tantissimo tempo per creare e articolarlo, un corso veramente unico nel suo genere. Trovi tutto, tutto quello che c'è da sapere e da mettere in pratica per avere buoni livelli di vitamina D. Quando, come utilizzarla, perché utilizzarla, quali sono i sintomi, le cause, le carenze, eccetera, eccetera, eccetera. Vi lascio il link perché se vi è sfuggito andate a guardare bene, con attenzione, tutto il programma, tutti i video, tutto, perché è un corso veramente importante. Detto questo, respiriamo dentro l'aria e fuori. Dentro e fuori. Dentro e fuori. Ok, sciolti, sciolti, sciolti con le braccia, sciolti, 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 porta il braccio destro a sinistra, tira e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia dall'altra parte, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Io vi auguro una buona, stupenda giornata a tutti quanti voi. Ciao a tutti, ciao.